Allora, la prima fase della produzione è la preparazione dell'acqua. In questo tino l'acqua viene preparata per la cotta. Ci sono alcune tipologie di birre che hanno bisogno di un'acqua più leggera, povera di sali, invece altre hanno bisogno di un'acqua più dura. Quindi attraverso questa macchina riusciamo a regolare il tipo di acqua che ci serve per ogni tipologia di birra. Finita la preparazione dell'acqua, si passa alla sala cottura. E qui cosa c'è, Guido? Questo qui cosa lo fa? Questo è il tino dell'acqua calda. Praticamente l'acqua, una volta pronta, viene riscaldata in questo tino che è collegato a un impianto solare termico, quindi la riscaldiamo con energia solare. Una volta che l'acqua è pronta, cominciamo la fase produttiva vera e propria. Praticamente il malto d'orzo viene macinato attraverso un mulino ed entra in sala cottura. Nella sala cottura viene miscelato con l'acqua. La miscela viene portata a diverse temperature per attivare le fasi enzimatiche che poi portano alla preparazione del mosto. Una volta che il mosto è pronto, viene filtrato in quest'altro tino, detto appunto tino di filtrazione. La miscela viene filtrata, si ritorna al tino caldo e si va in bollitura. In questo tino il mosto bolle e vengono fatte varie gittate di luppolo. Il primo luppolo si utilizza per amaricare la birra, mentre l'ultimo per dare aromi. Finita la fase di bollitura, si passa al terzo tino, che si chiama whirlpool. Praticamente è una sorta di centrifuga che serve a pulire il mosto alla fine della bollitura. Finita la fase di whirlpool, si raffredda il mosto attraverso uno scambiatore di calore. E il mosto freddo è pronto per essere trasportato ai vari tank di fermentazione. Ogni tank, ogni tino è a temperatura controllata e pressione controllata. E qui la birra fermenta e matura. Ci vogliono all'incirca 45-60 giorni in base alla tipologia di birra che si intende produrre. Finita la fase di fermentazione e di maturazione, la birra è pronta per essere confezionata.